su questo allegro motivetto abbiamo lanciamo il secondo provino di oggi, per il quale abbiamo scelto una scommessa che ha a che fare con un oggetto che, diciamo così, ci è costato molto in questo periodo di feste: il registratore di cassa. Ogni volta che abbiamo fatto un acquisto per fare un regalo a un caro, una persona del cuore, vi seguito, e siamo andati là e ci hanno rilasciato lo scontrino fiscale, certo, che è necessario, è doveroso. Tra l'altro qui abbiamo la polizia tributaria della Guardia di Finanza e quindi è doveroso ricordare che ogni volta bisogna avere lo scontrino fiscale. Richiederlo nel caso non si commette un'irregolarità, e vedi certo. Che loro annuiscono. Ma questo pomeriggio finalmente potremo vedere realizzato un nostro sogno, cioè un registratore di cassa finito in mille pezzi. No, ma per poco, niente paura, soltanto per poco, perché sarà rimontato in un tempo brevissimo da un simpatico concorrente che viene da Crotone e che si chiama Gaetano Squillace. Eccoli qua, venite. Prego, accomodatevi. Eccolo qua, Gaetano Squillace, benvenuto, accompagnato da Antonio Nardo. E voi venite precisamente dalla provincia di Crotone, da dove? Sì, specifichiamo che veniamo da Cutro, provincia di Crotone. Da Cutro, benissimo. Oh, vedo che avete un mazzo di fiori, ma perché è questo signorina. Mazzo di fiori? Per la signorina. Per la signorina Adriana, eccola qua che ci raggiunge. No, no, viene lei, non si preoccupi. Venite qua, e la consegna va fatta di fronte al pubblico, eccola. Ecco qua. È una settimana importante per Adriana, eh. E scusi, c'è pure il biglietto! C'è pure. Non vogliamo sapere! Non vogliamo assolutamente sapere. Non posso leggere. Con affetto da parte di tutti i ragazzi di Cutro, grazie. Beh, grazie, veramente un pensiero affettuoso, grazie. Grazie. Allora. Okay. Grazie Adriana. Ma il bacino gliel'ha dato? Ah, perché no? No, tutto a posto. E a questo punto, signor Squillace, lei che cosa fa nella vita? Scusi se le faccio questa domanda, ma... Vendo registratore di cassa. Eh? Vendo registratore di cassa. Ah, ecco, mi sembrava. Quindi lei conosce bene l'arnese di cui stiamo parlando, un registratore di cassa come quello che vedete su questo banco, solo che lo vedete in una condizione che non è ottimale, nel senso che è un registratore di cassa completamente smontato in molti pezzi. Quanti pezzi saranno? Un 20 pezzi. 20 pezzi. Come? Che una volta rimontati e messi nel giusto ordine dovrebbero ridare corpo e sostanza ad un registratore di cassa. Ecco, vediamo un pochettino. Per esempio questo qua, che pezzo è questo pezzo? Una stampante. Ah, è una delle stampanti del registratore di cassa. Questo che cos'è? L'alimentatore. Vabbè, poi magari mentre svolgete la scommessa, magari lei potrà dirci questo è, quest'altro è, le chiederemo qualche indicazione per capirci di più. Posso commentarlo io magari. Lei mi aiuta, va bene? Sì, mi sì. Aiuta nel commento. Ecco, e lì c'è, come vedete, il classico rotolo bianco di carta per lo scontrino fiscale. Questo vedo che lo state guardando con attenzione perché diciamo, i pesciolini lo guardavano con avidità. I pesciolini? Allora, gli sembravano i rotoletti quelli per loro. Attenzione, e tra pochi istanti Gaetano comincerà a rimontare tutti e 20 pezzi di questo registratore di cassa secondo un ordine naturalmente ben preciso, e scommette che in soli 4 minuti di tempo riuscirà a rimontare perfettamente questo registratore di cassa con tanto di scontrino infilato e a batterci anche due prodotti scelti a caso tra quelli qui presenti. Vediamo un po' che abbiamo qui. Ah, qui abbiamo i famosi piselli, scommettiamo che, buonissimi. I fagioli, scommettiamo che, abbiamo una produzione di, qui la birra, scommettiamo che è buonissima, tutti i prodotti con dei prezzi anche abbastanza buoni, devo dire, maestro, lei viene qui a fare la spesa? Come no, certo, li facciamo proprio noi, personalmente. Ah, li facciamo? Sì, sì. Beh, sicuramente il tonno lo avrà pescato lei. Il tonno lo pesco io. Sì, sì. Sicuramente, da uomo di mare, qual è? Oh, e adesso sulla loro impresa dovrà scommettere la persona che da casa sta attendendo per vincere 60 biglietti delle lotterie istantanee, il cosiddetto Gratta e Vinci. Si tratta di Alberto Mazza. Alberto? Sì, sì. Finalmente ce la potrebbe fare, ma sì, deve indovinare l'esito della scommessa. Secondo lei ce la faranno a ricostruire il registratore di cassa in soli 4 minuti? Sì, io dico sì. Lei dice di sì? Sì.
Bene, e allora, forza e coraggio, cominciamo. Siete pronti? Va bene così? Allora, meno 3, meno 2, meno 1, grinta e coraggio, via la scommessa. Ecco, vedete, c'è un involucro centrale. Questa è la scheda logica. Procedendo al montaggio. Ah, ecco, sta procedendo al montaggio della scheda logica. E che significa la scheda logica? Sarebbe il cuore del registratore, praticamente è dove si svolgono tutte le operazioni. Benissimo. Sia logico che matematico. Una specie di computer, una specie di scheda da computer. Sì. Lei è gentilissima e tra l'altro pare che aiuti più noi nel racconto della scommessa che non il concorrente. Adesso il mio assistente sta montando l'alimentatore. Praticamente. Ecco, vedete, si mette all'opera anche lui, ha smesso di parlare per agire. Sì. L'alimentatore è stato montato, è un gioco di squadra che vede proprio ben legati i nostri due concorrenti. Ha la funzione di mantenere tutti i dati in memoria anche dopo che si è tolta la spina, dopo che si toglie dalla corrente. Insomma. Questa funzione è data dall'alimentatore. Bene, grazie, ci state anche raccontando come funziona uno di questi apparecchi che conosciamo così bene e che in qualche modo regolano la nostra giornata nel rapporto con i commercianti. Ecco, vediamo. Questo è il procedimento di montaggio delle stampanti. Ah, ci sono due stampanti. Sì, perché una sarebbe riguarda il registratore, riguarda lo scontrino che ritira il cliente quando dopo aver fatto la spesa. Certo. Mentre l'altro riguarda il rotolo giornale, che sarebbe quello che rimane. Sarebbero tutti gli scontrini, praticamente quello che viene tenuto, quello che viene tenuto dal negoziante. Attenzione, mancano 2:25 come spiegazione, andiamo fortissimi. Ora bisogna vedere se riusciremo a. Sta procedendo nel montaggio dei connettori. Ecco, i connettori. Praticamente riguarda il collegamento delle stampanti in modo da poter funzionare una volta che si batte uno scontrino, diciamo. Un'operazione delicata questa qui, perché basta che un connettore sia posizionato in maniera, mancano 2 minuti, in maniera errata, che la stampante stampa fischi per fiaschi, cioè sbaglia, anzi forse non stampa neanche. Ecco, vedete, attenzione, c'è un momento di difficoltà. Un piccolo disguido, sì. Un piccolo disguido, c'è un'emergenza. Il registratore di cassa per il momento non manca 1:40. Vedete che improvvisamente sono cambiati i modi gentili e cortesi di Gaetano, che da quell'atteggiamento quasi da lord britannico che aveva all'inizio della scommessa, ora sta tirando fuori quel carattere forte e pieno di calore, di personalità tipico della Calabria. Bene, forza Gaetano, aiutato dal suo amico e collega Antonio. Pare che sia stato risolto il problema della stampante. Mi faccio i fatti vostri, vengo a vedere. Ecco, vedete che Antonio sta sistemando il primo rotolino di carta. Questo qual è? Quello per i clienti? Il giornale. Questo è il giornale, quindi rimane dentro. Manca 1 minuto. Dovete sbrigarvi, dovete stringere i tempi. Ci sono dei problemi. Un po' di emozione. Nel mettere la carta, ma ce l'ha fatta. Ora c'è la parte terminale del lavoro, ma non è affatto detto che sia semplice. Per loro magari sarà più facile che per noi. Ecco, il rotolino della carta giornale è stato fatto, ora c'è quello per il pubblico che viene inserito da Antonio mentre Gaetano sta cercando di concludere il montaggio della parte superiore del registratore di cassa, al quale manca soltanto la tastiera. Ecco, la tastiera viene messa in questo momento, ma non mancano 15 secondi, momento conclusivo. A questo punto viene messa la parte superiore, viene bloccata, lo scontrino è pronto, adesso devono mettere tanto il coperchietto e chiudere un bullone. Mentre 3, 2, 1, ecco praticamente, vedete, eccola, basta, chiuso il coperchio, ce l'hanno fatta, però attenzione, dobbiamo verificare che funzioni. Quindi, attenzione, abbiamo, ecco, ecco, vediamo, attacchiamo la spina, ecco qua, vediamo, ecco, la spina l'abbiamo attaccata, adesso speriamo bene. Non può essere toccato null'altro? Eh? Non può essere toccato null'altro? Attenzione, aspetta, si cacciamo.
Vediamo. Mi sembra sotto controllo. Faccia vedere. Beh, fantastico. Abbiamo attenzione. Abbiamo programmato un'intestazione. Avete programmato un'intestazione che si può far vedere, commissione? Perché c'è scritto, come vedete, lo scontino fiscale di scommettiamo che via Montesanto Roma, partita IVA, numero telefonico, totale 1, buon Natale, felice anno nuovo. Ce l'hanno fatta sul filo di lana, complimenti! A dire il vero avremmo dovuto... Attenzione, attenzione! Vedo agitarsi il notaio in lontananza, di là diciamo. Allora, avreste dovuto fare però per regolarità di scommessa, non entro i tre minuti, ma dopo i tre minuti, un conteggio. Cioè questo qui è uno scontrino, diciamo, carino con la scritta... Si può fare un conteggio? Sì, sì. Scusate, ma la regola lo vuole. Infatti è per la verifica che funzioni regolarmente... Allora. Che vogliamo prendere, commissione? Che cosa credi? Scelga lei a caso, per esempio... Allora, guardi, un pisello, quindi 1600 lire. 1600 lire? 1600 lire, la scatola di piselli è 1600 lire. Più il tonno. Più il tonno scommettiamo che. Il tonno scommettiamo che, sì, perché le banane dovremmo facciamo andare a somma. Pesarle. Allora, 1800. 1800. Prendiamo qualcos'altro. No, vabbè, se volete prendere anche un po' di riso, va che. 5.000. Un po' di riso. Un po' di riso che ha preso anche. Il riso è 2850. Ho tirato il conto. Ah, ha fatto già il conto. Ecco, attenzione. Vediamo. Ecco qua, attenzione. E la cifra è giusta. Dove sta, commissione? Dove siete andati? Dove siete cacciati? Ecco qua, dove siete? Qua. Sulla 1. 8.004! Ce l'hanno fatta ufficialmente! Complimenti a Gaetano e Antonio! Tanti complimenti! Il saluto anche da Adriana, da tutto il pubblico! Ecco qua! E vi siete beccati un altro.